La guerra in Ucraina è giunta ormai al 157esimo giorno. Mentre continuano a muoversi le diplomazie del campo, arrivano notizie di nuovi attacchi da parte delle truppe di Mosca. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti russi avvenuti nella notte nella zona di Mykolaiv. Sono invece 5 i civili rimasti uccisi e 13 feriti sotto le bombe dell'oblast di Donetsk. Il presidente ucraino Zelensky ha definito un deliberato crimine di guerra russo il bombardamento sul carcere di Onelivka, all'est del paese, che ha causato più di 50 morti. La condanna arriva anche da Bruxelles. L'alto rappresentante UE per la politica estera, Joseph Borrell, parla di atti inumani e barbari. Intanto, colloquio telefonico fra il ministro degli esteri ucraino e il segretario di Stato americano Blinken. Abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente l'Ucraina militarmente ed economicamente, ha dichiarato Kuleba su Twitter. Blinken ha sentito ieri che il ministro degli esteri russo Lavrov in un confronto diretto ma difficile. Molti temi caldi discussi, fra cui lo scambio di prigionieri, ma soprattutto il segretario di Stato americano ha messo in chiaro che il mondo non riconoscerà mai un'eventuale annessione dell'Ucraina alla Russia. Il ministro degli esteri russo, da parte sua, ha risposto che gli obiettivi dell'operazione militare speciale saranno raggiunti. Blinken ha anche premuto sul collega affinché Mosca onori l'accordo sul grano e lasci partire le navi ucraine bloccate nei porti.